Welcome to Unresolved Mysteries. Bentornati a Misteri Irrisolti. Today we're looking at anger issues. Oggi andremo a vedere i problemi di rabbia. My name is Susanna and this is Drilona and we are from Resurrection Life Church in Switzerland. Lei è Susanna, io sono Drilona e veniamo da Resurrection Life Church in Switzerland. You may wonder what this mystery is all about. Ti potresti domandare di che cosa si tratta questo mistero. So let's find out together. Scopriamolo insieme. Let's go to Ephesians 4. Andiamo su Efesini 4. 26 and 27. Dal 26 al 27. And the Bible says, in your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. La Bibbia dice, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra rabbia. Non fate posto al diavolo. And then let's look at another scripture that has to do with anger. Vediamo un'altra scrittura che ha a che fare con la rabbia. It's in Proverbs 22, 24 through 25. In Proverbi 22, da 24 a 25. Do not make friends with a hot-tempered person. Non fare amicizia con una persona irascibile. Do not associate with one easily angered or you may learn their way and get yourself ensnared. Non associarti a chi si arrabbia facilmente oppure potresti imparare la loro strada e farti intrappolare. You may ask, what is the big deal about anger? Potresti domandare di che cosa tratta questa rabbia. Everybody gets angry. Tutti ci arrabbiamo. And the Bible says, yes, you can get angry, but don't sin. Ma la Bibbia dice, sì, puoi arrabbiarti, ma non peccare. And don't let the sun go down on your anger. Il sole non tramonti sulla tua ira. Don't make friends with angry people. Non ti associare con amici arrabbiati. I would like to look quickly at a few different forms of anger with you. Vediamo un po' le varie forme di rabbia. Because some people only have one or two things in mind when they think about an angry person. Perché alcuni hanno davanti solamente due forme o poche forme di rabbia. There is like outward anger. C'è la rabbia esteriore. Is shouting, cursing, throwing or breaking things verbally or physically abusive towards others. Ovvero gridare, imprecare, lanciare o rompere cose, offendere verbalmente e fisicamente gli altri. That talks about this guy right here, okay? Come possiamo vederlo anche illustrato questo ragazzo qua. Or this gentleman right here. O magari questo signore qua. Outward anger. È una rabbia esterna. Yes, exactly, outward anger. Esattamente, una rabbia esterna. But then there is inward anger. Ma poi abbiamo la rabbia interna. Negative self-talk, denying yourself things that make you happy, for example, food, self-harm, isolating yourself from people. Dialogo interno-interiore negativo, negazione di cose che non ti rendono felice, ad esempio il cibo, autolesionismo, isolamento dalle persone. Again, we don't hear a lot about inward anger. Non sentiamo molto parlare della rabbia interiore. But inward anger is just as bad as outward anger. Ma la rabbia interiore è altrettanto cattiva quanto quella esterna. And then there is even another form of anger. E c'è ancora un'altra forma di Let's rabbia. Let's have a look at that quickly. Vediamola velocemente. It's passive aggressive anger. È la rabbia passiva aggressiva. It's bitterness, hostility, intentionally delaying other people's requests, deliberate failure to accomplish required tasks. Cynical, pessimistic, aggressive demeanor, frequently complaining about feeling underappreciated, subtle insults, solemn behavior, stubbornness, the silent treatment. Amarezza, ostilità, ritardare intenzionalmente le richieste di altre persone, deliberata incapacità di portare a termine i compiti richiesti, comportamento cinico, pessimismo, aggressività, lamentarsi spesso di sentirsi sottovalutati, insulti sottili, comportamento scontroso, testardaggine, trattamento silenzioso. So again, we just think about outward anger when we think about an angry person. Quindi quando noi pensiamo a una persona arrabbiata, ci viene subito in mente una persona di rabbia esteriore. But there is also inward anger. Ma c'è ancora la rabbia interiore. Where people harm themselves. Dove le persone si fanno male. And then the passive aggressive anger. E poi la rabbia passiva aggressiva. And again the silent treatment goes under that passive aggressive anger. E solemn treatment.
silent treatment. Oh, il trattamento silenzioso è altrettanto quindi passivo-aggressivo. It does not matter what form of anger you are in, it's anger. A prescindere da quale forma di rabbia tu stia provando, quella è rabbia. And in many households there is a lot of different forms of anger. E in molte case ci sono varie forme di rabbia. And this is what actually happens when you live in anger or you tolerate or you allow anger in your life or in your household. Ed è quello che avviene quando tu tolleri o permetti che la rabbia penetri la casa tua. Actually, the devil gets a foothold in your life or in your house. Avviene che il diavolo si guadagna un punto d'appoggio nella tua vita o nella tua casa. And it's a very serious thing. Questa è una cosa molto seria. Because the enemy has a legal right. Perché il nemico ha un diritto legale. To work in your life and in your household when you live in anger. Ad operare nella tua casa e nella tua vita quando tu vivi nella rabbia. And again, people say it's not such a big deal. E le persone sottovalutano, dicono non è un grande problema. It's a very big deal. Invece è un grande problema. Again, the scripture says here that you should not let the sun go down on your anger. La scrittura ci dice non dovresti lasciare il sole tramontare sulla tua ira. And again, the Bible says do not make friends with angry people. E la Bibbia ci dice non fare amicizie con uomini, persone arrabbiate. And again, the reason for that is that the enemy cannot move freely around in your home. E il motivo per questo è affinché il nemico non si muova liberamente nella tua casa. And here is what's going to help you overthrow these anger issues. Ecco quello che ti aiuterà a sopraffare questi problemi di rabbia. And that's the great news. Ed ecco la buona notizia. The Holy Spirit will help you. È lo Spirito Santo che ti aiuterà. To uproot any form of anger. A sradicare ogni forma di rabbia. To overthrow any form of anger. A superare ogni forma di rabbia. And he does that by helping you pray in the Holy Spirit. Ed egli lo fa aiutandoti a pregare nello Spirito Santo. When you pray in the heavenly tongues, then you don't have to follow all these angry outbursts, whether they are outward, inward, or passive aggressive. Quando tu preghi in lingue, tu non hai bisogno più di seguire queste forme di rabbia interne, esterne, oppure passive aggressive. Please shut every door on the enemy. Per favore, chiudi ogni porta al nemico. Shut every window in your household. Chiudi ogni finestra nella tua casa. You and I, we cannot tolerate any anger issues in our lives and in our families. Tu ed io non possiamo tollerare nessun problema di rabbia nelle nostre case. Pray in the Holy Spirit. Prega nello Spirito. He will help you. Lui ti aiuterà. Thanks for watching. Grazie per averci seguito. God bless you. Dio ti benedica.